Ciao, lui gioca con i tuoi sentimenti. Che fare? Intanto che vuol dire che gioca con i tuoi sentimenti? Beh, che se gioca con i tuoi sentimenti vuol dire normalmente per il maschio sfrutta il fatto che tu sei coinvolta emotivamente per fare sesso a basso dispendio di energie, cioè fare sesso senza dover corteggiare, senza dover invitare a cena, ma ti tratta fondamentalmente per svuotarsi i coglioni, detto in termine tecnico, cioè nel senso ti vede, fa sesso e poi dopo, fin tanto che non dire, ha di nuovo queste esigenze. E però è ovvio che tu non vorresti fare questa cosa perché ti senti un po' un oggetto, ti senti un po' sfruttata da questo punto di vista. Però d'altra parte, proprio perché sei coinvolta, proprio perché sei innamorata, accetti questa situazione. E più l'accetti, più lui si decoinvolgerà. Quindi qua che cosa fare in questi casi? Beh, la cosa è abbastanza semplice. La cosa principale che devi fare è intanto renderti conto di questo fatto, renderti conto del fatto che lui ti sta prendendo per il culo, fondamentalmente, che non è coinvolto con te. E allora, anche in questo caso, devi fare finta di devi sganciarti intanto. La cosa fondamentale, nel momento in cui prendi atto che di stronzo si tratta, quindi devi prenderne atto e devi sganciarti utilizzando l'amor proprio, devi fottertene del fatto che lui ci sia, di stronzi disposti, diciamo, a fare sesso a basso impegno, dispendio energie, ne puoi trovare una valanga. E quindi perché coinvolgerti proprio sullo stronzo? Tanto vale che te ne coinvolgi su 2, 3, 4, 5, vai a cercare magari qualcuno pure più prestante fisicamente, se proprio vuoi quello. E quindi, però, con lui devi fare finta di accettare questa situazione, devi fare finta di essere disponibile, cioè per un po' di tempo, e poi a un certo punto devi, zac, sfuggire, non essere più disponibile, iniziare a mettere dei vincoli. E anche sarebbe meglio mettere un antagonista. L'antagonista deve essere uno trasgressivo, uno più figlio di puttana di lui, che ti tratta proprio di merda e tu però non ne puoi fare a meno, che ti proprio. Perché questo gli darà una noia tremenda, questo gli darà un fastidio, essere, come dire, perdere l'osso che prima non gli serviva per un altro peggio ancora. E quindi di fatto, cioè non è che devi dare l'idea che già sei andata, devi dare l'idea che insomma sei consapevole che questo qua ti sta traviando, ma cercherai di fare di tutto. Però gli dirai, però guarda, no, neanche con te, perché ho capito che adesso neanche con te. E allora lui cercherà in qualche modo di riconquistarti, è quasi automatico. Se tu non l'hai stressato prima, cercherà di riconquistarti. E durante la riconquista, ogni tanto dovrai far resuscitare il morto, cioè l'antagonista. Deve essere un'ombra, st'antagonista, che lo gli mette, come dire. Che gli sta col fiato sul collo e ogni volta dovrà fare sempre qualcosa di più per evitare le insidie dell'antagonista. Perché tu, certo, che se facessi un weekend a Parigi magari ti tranquillizzeresti e penseresti ad altro, solo che sempre qua nella stessa città. E nel momento in cui lui abbocca, diciamo, di far questo weekend a Parigi, è fatta, potrai farne polpette praticamente, potrai ribaltare la situazione e iniziare tu a giocare un po', perché nel momento in cui vedrai, siccome ti sei nutrita di desiderio, nel momento in cui lui sarà coinvolto, non ti interesserà più tanto questa cosa e potrai, diciamo, agire in modo freddo, distaccato, somministrare le giuste tensioni e poi mandarlo a cagare trovandoti un altro. Insomma, alla fine, poi la fine migliore è quella. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!